Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale di Fiumara di Muro, in provincia di Reggio Calabria. Va in onda la partita scillese Borgo Grecanico Melitese, valevole per il campionato di prima categoria, girone D Calabria. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluto e vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisci su questa partita in compagnia del collaboratore Ivano Verducci, ben ritrovati. A cui cedo subito il microfono per il tabellino. Sì, la prima giornata di ritorno, quindi la 14ª giornata su 26, l'incontro scillese-Borgo Melitese agli ordini dell'arbitro William Monteleone della sezione di Locri. Intanto che le squadre passano ai saluti, la scillese gioca con Iaconis, Rama Costa, Picone, Chebe Bova, Marco Bova, Porcaro, Macri, Zambeletti, Perina Giuseppe e Romano Francesco. In panchina Laganà, Mortelliti, Perina Alessio, Picone, Romano Annunziato, Zaccarbi, Bova Giuseppe, Alfonsetti, Verbaro. L'allenatore è Cardillo. Per quanto riguarda il Borgo Grecanico Melitese, allora la scillese giocherà con la maglia arancione, il Borgo con la maglia fosforescente solita. Sembrano quindi l'arbitro William Monteleone sembra avere quasi una maglia simile. Comunque, Borgo Melitese invece giocherà con Leonardi, Perla Mallamaci, Candito Francesco, Sgro Tripodi, Foti Giuseppe, Manganaro, Martino Annunziato, Obinna e Marino. In panchina troviamo Falcone, Mangiola, Candito, Gabriele, Barreca, Gurnari Giuseppe, Gurnari Vincenzo, Ielo, Lori e Iamonte. Il mister è naturalmente Antonio Cormaci, il quadro dirigenziale con Suraci, Pellicone, Macheda, Marrari. A te Domenico, l'incontro è cominciato. È importante l'approccio iniziale, che di solito serve per... Intanto c'è un affondo, il primo della serie dei padroni di casa, e l'arbitro indica che si tratta... Si era sembrato che la palla fosse buona, ma l'arbitro la pensa diversamente. Sì, l'arbitro ha indicato un calcio d'angolo per la scillese, che si catapulta quindi in avanti già all'inizio di questo incontro, mette in aria, seguiamo un attimo l'azione, e ha appostato Chebe che ha una statura elevata, superiore alla media, e ricordiamo anche che Chebe, ne approfitto, è il capocannoniere della scillese, ne parleremo dopo, ma questa squadra oggi quindi in maglia arancione ha approcciato male questo campionato, e ultima a un solo punto. Domenico. La campagna acquisti ormai alle spalle, anche se in tono minore per alcune, meglio l'usato sicuro. Nessun presidente sarà riconosciuto affetto da shopping compulsivo. Niente nomina di un amministratore di sostegno, i capi dell'ultima moda possono aspettare. L'attaccante, come Ciccio Bomba Marino, vuole operare in anestesia generale e in subordine in anestesia locale per cogliere nel sonno la difesa avversaria con uno sbuffo di protossido di azoto, senza effetti collaterali che si traducono in sensazione di nausea e vomito. La filosofia del carpe diem afferra l'occasione, oppure digrigna i denti, mostra i muscoli, sbuffa, zigrina, vanga con gli zoccoli come fa il toro di Malaga nell'arena e parte a testa bassa contro la muleta del torero, sventolata dal matador. I suoi verbi sono sedurre, affascinare, incantare, avvincere, ammaliare, abbagliare, stregare, inebriare, ubriacare, conquistare, fino a soggiogare e sottomettere. Li riceve il re della psicanalisi Sigmund Freud, che la seduzione sia femminile come la palla che deve rotolare in fondo alla rete e mandare in delirio la tifoseria. Gli ormoni sono la tecnica innestata sin da piccoli angeli, pulcini e piccole bestie, affinata da esordienti giovanissimi allievi
praticata in prima, seconda e terza categoria, promozione d'eccellenza. I feronomi sono l'incitamento e l'urlo della folla, lo sprone del capitano, lo stimolo dell'allenatore e l'esortazione della fidanzatina in tribuna e così via. Intanto Domenico, abbiamo assistito a un tiro in porta, il primo tiro della partita effettuato dalla Scillese, anche se non è stato indirizzato verso lo specchio della porta difesa da Leonardi, era Macri che comunque ha colpito la palla mandandola oltre la traversa. Fallo laterale ora per il Borgo con Marino in possesso di palla. Per eccesso di prudenza il mister Cormaci ha detto di non guardare la classifica perché ogni partita ha una storia a sé. Sì, esatto, sono in tanti magari che giocando le schedine che non si possono giocare naturalmente per questi campionati, ma avrebbero previsto la vittoria, una vittoria del Borgo, ma le partite bisogna giocarle sul campo. Il Borgo è la prima in classifica, la Scillese è ultima, però come abbiamo visto siamo già al quarto minuto, la Scillese si è fatta sotto e sta facendo la partita fino a questo momento. Naturalmente è pochissimo il tempo, però due volte si è fatta vedere per ben due volte vicino all'area del Borgo Grecanico, con un tiro che non è stato indirizzato nello specchio della porta, però pericoloso. Ora calcio di punizione per il Borgo, c'è Marino che da questa posizione, lo ricordiamo, quest'anno ha strabiliato, è pronto a battere, 4 minuti e 30 secondi direttamente in porta di poco alto sul montante difeso della porta difesa da Iaconis. Il tuo collega direbbe: la palla ha lambito il palo, il montante, oppure ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Certo, questo è il must, il tuo copyright, Domenico. La frase che diremo da ora in poi quasi sempre, ogni volta che la palla passerà vicino al palo. Dicevamo, attenzione a questo bel pallone ora indirizzato verso Marino, però viene fermato il gioco da l'azione importante da Picone, poi recupera palla a Chebbe. Dicevamo del campionato sconclusionato che ha cominciato la Scillese quest'anno, nonostante delle ottime prestazioni, la sfortuna si è fatta vedere in questa squadra che su 13 gare ha ottenuto soltanto un pari, perdendole tutte. I marcatori della Scillese, come dicevo prima, è il centrale difensivo, il numero 5, cioè Chebbe, con 3 gol e poi hanno un gol ciascuno, Mollo, Rama, Leuzzi e Perina. Ecco, con questa partita il Borgo Grecanico invece ha giocato ben 13 volte, vincendone 11. Attenzione ora a Obinna, limite dell'area, si fa vedere Marino, potrebbe dare a Perla, no, arriva il passaggio murato dal difensore del Costa, dal difensore della Scillese, nulla da fare, si ricomincia. Attenzione all'attacco ora di Perina, che si libera di Manganaro, che recupera, poi con l'aiuto di Leonardi salvano il Borgo da questo, dal possibile primo calcio d'angolo per la Scillese, che ripeto ha approcciato bene questo incontro oggi fino a questo momento. Domenico, non c'è il sold out, il tutto esaurito come al cinema. Tolo tolo covado, sole a catenelle, che bella giornata, la vita è bella, benvenuti al sud. Sì, no, assolutamente oggi non c'è un grande pubblico, siamo davvero una ventina di persone. C'è da dire che il Borgo Grecanico Melitese però è seguitissima, molti sono gli appassionati della cittadina ionica, proprio la punta dello stivale, che seguono la squadra. Oggi la stragrande maggioranza dei presenti è melitese, a supportare gli 11, diciamo i 20, anche i 25, compresa i dirigenti, i 25 di mister Cormaci. Ecco. Non ci sono attaccanti sbagliati in questa partita, con l'allergia del gol, l'assemia della rete, la repulsione per la marcatura, il disgusto per la segnatura, ma nella favola di Fedro la volpe dice all'uva: no lo sumer,
non d'un matura est. Non la voglio prendere ancora amara, acerba. Meno male che me li traduci, perché io, Domenico, non ho fatto il latino, ma il Borgo oggi deve fare la partita, ancora non è entrato e non ha carburato, però il Borgo si aspetta tanto il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori di questo incontro, da questo incontro, perché è il risultato importante, la vittoria, ecco, che ha ottenuto ieri il Palizzi. Attenzione a un bel lancio verso Marino, entra in aria, si sposta un po' sulla destra, no? Non si può accentrare, c'è Obin, tocco leggerissimo che mette un po' in difficoltà Iaconis della Scillese, ma questi si scatafascia in orizzontale, come ami dire tu e io ho imparato, e blocca questo pallone a terra e riparte la Scillese con il numero 3 Kostaf, ottiene un fallo laterale, l'arbitro richiama Costa, il fallo laterale deve essere battuto dal Borgo Grecanico ed è così avviene. Giuseppe Foti, memorabile il suo lancio domenica scorsa nel gol che ha segnato poi il Borgo Grecanico Melitese, la prima marcatura di Obinna, favorito dal passaggio poi di Elo. Limite dell'area, sono in tre centrali, percussione di Tripodi, all'ultimo secondo interviene e salva la sua rete il numero 2 Rama. Calcio d'angolo per il Borgo, primo calcio d'angolo. Una selva di gambe come la foresta di Sherwood, cara a Robin Hood. Sì, erano tutti in posizione centrale, tre del Borgo più i tre difensori nella linea difensiva della Scillese. Ora calcio d'angolo, Marino in aria, Iaconis respinge in qualche modo, c'è Sgro appostato che non riesce a stoppare questo pallone, in qualche modo si salva la squadra di casa che oggi è in casa, però ricordiamo che la Scillese purtroppo non può usufruire del suo impianto di gioco, questo è un campo di gioco al quale sicuramente il Borgo Grecanico Melitese può soffrirne, perché il Borgo non è abituato a questi terreni, più che li utilizzavamo per lo più negli anni 80-90. Ma non chiamarlo campo di patate, perché c'è anche di peggio. No, assolutamente, anzi vorrei ricordare che il Bagalati ad esempio arrivò fino alla Serie D con un campo simile. Comunque ritorniamo all'incontro con Perla sulla zona destra, lancia, c'è Marino, Iaconis deve, sembrava un tiro cross, sì, è un pallone invece che una posizione, diciamo con il guanto della mano, il portiere Iaconis riesce a bloccare, era una parabola arcuata, un cross che poi poteva diventare insidioso. Fallo laterale ora per il Borgo, Domenico a te. Da qualche tempo va in onda il neorealismo di mister Antonio Cormaci, tant'è che la carta stampata, radio, televisione, giornali online si stanno occupando con maggiore frequenza della sua squadra e del gioco che mette in vetrina. Fare del pallone un impegno civile e sociale, interiorizzare il concetto di giustizia e legalità, come voleva il pretore di Capodarso, Guido Schiavi, personaggio principale e protagonista del lavoro cinematografico di Pietro Germi, In nome della legge. Sì, è naturale che gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati su questa squadra, sul Borgo Grecanico Melitese, che vuole raggiungere l'obiettivo della promozione. Già il progetto partito quest'estate con la fusione dava, diciamo, faceva intravedere il bel tempo, e così è stato per tutto questo, per i periodi di ottobre, novembre, dicembre. Il Borgo Grecanico ha davvero fatto un bellissimo girone d'andata, oggi comincia quello di ritorno con Tripodi in aria verso Martino Annunziato, potrebbe stirare di sinistro, la palla viene respinta da Porcaro e poi di nuovo si salva in qualche modo la Scillese, ora commette fallo Sgro, l'arbitro però non se ne avvede, aveva spintonato Zambelletti, lascia continuare, ora c'è Peppe Foti che lancia millimetricamente verso Perla, tocco di esterno verso Binna, è ancora lui Foti verso Marino che cerca di lanciare Martino Annunziato, limite
Tiro in porta di Marino, blocca Iaconis. Primo tiro in porta importante del Borgo Greganico, quasi al 13° minuto del primo tempo. Sta uscendo alla distanza il Borgo Greganico, si sta impossessando del centrocampo con Manganaro, con Peppe Foti, anche a supporto con Tripodi e Perla, che dalla fascia destra, e poi c'è Martino Annunziato più avanzato, mentre la Scillese sembrerebbe essere scesa in campo con un 4-1-2-3, ecco, così si potrebbe dire. Intanto Peppe Foti deve ricorrere al massaggiatore, a Suraci. Calcio d'angolo, seguiamo con Marino di testa, quasi autogol, va Porcaro a respingere questo pallone quasi sulla linea. Calcio d'angolo dalla zona sinistra del campo, si passa alla zona destra, va a battere ora Martino Annunziato. Si fa vedere in aria anche Tripodi, Mallimaci, il cross, arriva Ubinna che di testa per poco non stava per pervenire alla prima marcatura della giornata. 14° minuto, colpo di testa di Ubinna che riesce in qualche modo a sovrastare i diretti avversari, cioè si trattava di Rama e Costa. Nulla da fare, si riparte con la rimessa dal fondo della Scillese. Si diceva del neorealismo di Antonio Cormaci e della sua squadra. Il film del Borgo Greganico Venetese è interpretato da attori non professionisti, come nel capolavoro del neorealismo cinematografico Ladri di biciclette, girato da un magico Vittorio De Sica. Domenico, torniamo al commento di questa partita. Con la palla proprio quasi al centro del campo, va a battere Chebbe, una staffilata, ma fa preda da espertissimo quale Leonardi, che subito lancia il pallone addirittura con le mani verso Bina, lancio fermato Costa, se ne sarebbe andato da solo Annunziato Martino. Fallo laterale proprio nei pressi della panchina del Borgo, è pronto Perla. Domenico, a te. Scende sulla fascia Ubinna, intercetta il difensore esterno, si arrabbia di brutto mister Cormaci per questo fuorigioco netto non fischiato dall'arbitro. È un arbitro che non ammette discussioni, non ammette repliche, non ammette proteste e contestazioni, ma fino a questo momento i cartellini rimangono rinfoderati nel taschino. I minuti sono 15:50 nella prima frazione di gioco. C'è ora un corner a favore della formazione ospite. Si intasa l'area di rigore, arrivano le torri, gli arieti e le catapulte, parte lo spiovente, respinge la difesa, il tiro è indirizzato nell'angolino basso alla destra del portiere, si scatafascia in orizzontale l'uomo ragno Iaconis e con la punta delle dita manda in calcio d'angolo. Spiove un altro cross, palo traversa, ha sfiorato l'autorrete la formazione di casa, quindi Borgo Greganico vicinissimo alla segnatura con questo palo traversa, quasi un'autorrete. Sì, era Ubinna con il calcio d'angolo, il solito calcio d'angolo battuto da Marino, sempre insidiose queste palle da fermo. Ubinna al 16° minuto stava per far pervenire gli ospiti al vantaggio. Come dicevo, da qualche minuto a questa parte il Borgo sta prendendo le redini del gioco in mano e comincia ad attaccare con più convinzione. E intanto c'è che giostra dalla difesa il ministro della difesa, come lo voglio sempre identificare io, cioè quel Candido Francesco, il ministro del centrocampo, uno che ha
calcato di campi importanti, ma la Maci recupera un difficilissimo pallone offerto verso Peppe Foti, che sembrerebbe un po' in difficoltà muscolare oggi. È venuto più di una volta nei pressi della panchina, che ebbe, ora supera con la sua stazza Obinna, ma poi sbaglia il passaggio Manganaro, serve benissimo Sgroda, questi a Candito con un Torello davvero eccellente. La squadra del Borgo riesce in qualche modo ad ottenere il fallo laterale. Fallo laterale per il Borgo, va a battere Perla proprio sotto la nostra postazione, serve Obinna, si libera di Rama ma non di Porcaro, la palla si impenna, diventa impegnativo il recupero della palla del Borgo, che viene però effettuato poi dal solito Peppe Foti. Tripodi annunziato verso Marino, potrebbe andare verso sinistra, in effetti lo fa. C'è vicino Manganaro dalle sue parti, lo serve in questo momento. Peppe Foti chiede palla al centro del campo sulla tre quarti, ecco, riceve il pallone, c'è Obinna e viene servita invece sulla zona destra. Perla in aria per Obinna, tiro toccato e gol del Borgo! È il gol di Martino Annunziato quando siamo al 18esimo minuto e 50 secondi, la rete con una bellissima azione in collaborazione tra Perla, Obinna, Peppe Foti, che zoppica però 1-0 per il Borgo, 19esimo minuto. Domenico, problemi muscolari, la rete da antologia sulla falsa riga del modulo collaudato da mister Antonio Cormaci e con deviazione finale ha partecipato un po' tutta la squadra, azione manovrata, azione da manuale. Intanto c'è una sostituzione nelle file, vediamo accosciato al suolo Peppe Foti, signore padrone del centrocampo, guai muscolari per lui, accorre Nuccio Suraci. Sembra proprio che ci debba essere una sostituzione, si prepara a entrare in campo Vincenzo Iamonte, numero 18 sulla schiena, in sostituzione di Peppe Foti, che scuote la testa e non ce la fa proprio. Sì, e lo vedevamo che si era avvicinato più di una volta nei pressi della panchina per chiedere il ghiaccio istantaneo, ecco, per tentare di poter tenere, cioè Cormaci voleva che rimanesse in campo, ma proprio Peppe Foti non ce la fa. Lo si era visto anche prima, quando Malli Maci è riuscito poi a tenere in campo una palla che era stata offerta a Foti, che non si è messo nemmeno a rincorrere il pallone. Niente, non ce l'ha fatta, è dovuto quindi uscire ed è entrato Iamonte al 20esimo minuto, la sostituzione. Fallo laterale ora, battuto da Martino per Obin. Bellissimo gol, giocata magica e seducente come la bellezza di Dmitri Karamazov nel capolavoro letterario di Fyodor Dostoevskij. 1-0, anzi 0-1. Finisce a terra un giocatore ospite e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Viaggiamo intorno al 21esimo minuto e 30 secondi nella prima frazione di gioco e gli ospiti conducono sulla Scillese, gli ospiti del Borgo Grecanico Meritese, per una rete a zero. Il gol è stato segnato da Martino, Nunzio Martino, uno dei bomber della squadra. Assistiamo a questo elaborato calcio piazzato, solito grappolo di uomini in aria, parte il cross, un bombardamento a tappeto ma non si passa. Insegue Martino, dialoga con Candito, che chiama in causa il lontano Leonardi. Non si fida Leonardi, finta e doppia finta da parte del fuoriclasse Francesco Candito, che ha meritato anche nel campionato di Serie D e in quello di Eccellenza, ricordiamo la parentesi, anche con la vallata Badalate San Lorenzo,
Intanto c'è un'azione offensiva degli ospiti, cerca di andarsene. Marino entra in area, fa buona guardia alla difesa, ma Mallimaci tentava di mettere in movimento Binna, sfuma la possibilità per la formazione. Buona giocata da parte di Chiamonte, una delle colonne di questa squadra. Sì, è la sostituzione con Peppe Foti, ha visto in campo, attenzione ora Tripodi, crossa per Robina, colpo di testa un po' troppo anticipato forse, il passaggio di Tripodi poteva essere sfruttato meglio, Robina riesce comunque a colpire di testa, palla che si perde sul fondo, va a battere ora il portiere della Scillese Iaconis. Dicevamo che comunque il Borgo sta, diciamo, sta a una condizione atletica invidiabile, ecco, se così possiamo dire, ma ormai la stagione, siamo a metà dell'opera, quindi qualche problema muscolare per qualcuno lo si può vedere. Peppe Foti non ha cominciato il campionato qui con il Borgo Grecanico, ma sono cose che possono accadere, ed è ben sostituito con Iamonte Vincenzo, che si è fatto spesso vedere e lo abbiamo molte volte indicato come migliore in campo. Tripodi ora, bellissimo questo pallone centrale verso Binna, Marino cerca l'angolo alla sinistra del portiere, per poco non ci riesce, ottimo questo tiro in porta e questa azione corale della squadra in maglia fosforescente, tiro fuori, siamo al 25esimo minuto, a te Domenico. Ci siamo trasferiti dal colle del Calvario ai colli, anzi alle colline di Fiumara di Muro, sempre caro mi fu questo ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo risconto il guardo esclude, grazie ad esistere Giacomo Leopardi, alle colline di Fiumara di Muro, meravigliosa e ridente cittadina incastonata nella grande Reggio, bella e gentile, con vista sullo stretto, luogo ameno e soave per contemplare l'infinito, cieli azzurri e colline e praterie dove volano altissime le mie malinconie, diceva Lucio Battisti. Eh sì, certo Domenico, è il siamo ormai al 25esimo minuto e 30 secondi e la Scillese cerca di farsi vedere in avanti, ormai sono una decina di minuti che la Scillese non produce occasioni in avanti o almeno tenta di proporsi in avanti, il gol forse li ha un po' tramortiti. Sono molto giovani i giocatori della Scillese, c'è ora ha colpito la palla con la testa Bova Marco, Obina si impossessa del pallone sulla linea mediana, serve alla zona sinistra verso Tripodi, ha davanti Costa, lo supera, entra in aria, viene fermato da Picone, l'arbitro ammonisce per questo intervento Rama, calcio di punizione al limite proprio dell'area, Tripodi è sgusciante, è un peperino per fermarlo, spesso gli avversari devono ricorrere alle brutte maniere e procura questi calci di punizione e va sempre lui, l'esperto bomber Ciccio Marino, zona sinistra quasi... Tutto il problema è nella distanza. Sì, la distanza è pochissima, non sono i canonici 9 metri, ma l'arbitro è William Monteleone, lascia che a battere sia Marina, è pronto a tirare in porta, Iaconis compie un miracolo, si lancia veramente, si scata fascino orizzontale, va a prendere questo tiro quasi all'incrocio alla sua destra, un bel calcio di punizione quasi al 27esimo minuto, ora fallo laterale per la Scillese nella linea difensiva, un colpo di Marino che non è nuovo a questi calci di punizione battuti in rete direttamente in gol.
si salva per l'ennesima volta la Scillese. Il Borgo ha ormai preso in mano le redini del gioco, le redini dell'incontro, si può dire, per fare un eufemismo. Ora la palla è lanciata in avanti verso Romano Francesco, anticipato magistralmente da Alberto Sgro. A questi a Manganaro, siamo ancora nella zona del Borgo, addirittura devono tornare sulla linea difensiva. Francesco Candido offre a Mallimaci, riparte il Borgo. 28esimo minuto, Martino sulla zona destra, sulla linea mediana, pallone centrale verso Manganaro che deve restituire la palla all'indietro verso Candido. Gioca con molta intelligenza comunque per ora il Borgo, cercando di mantenere palla. Perla è in fuorigioco, un lancio davvero millimetrico di Sgro, per poco era fuorigioco, però per poco Perla non stoppava questo pallone. Ha sfiorato il raddoppio la formazione ospite, ma non si tratta di opera incompiuta come la Madonna di Manchester di Michelangelo Buonarroti. Eh sì, perché il Borgo è squadra che sa sfruttare le palle inattive, lo abbiamo visto in tutto nell'arco di questo campionato, e oltre alla traversa e al palo è arrivato anche il colpo da maestro di Marino, bravissimo, 9 al portiere Iaconis per Bobinna, palla che forse viene toccata da Rama in fallo laterale. No, non ha toccato, abbiamo visto male noi, fallo laterale per la Scillese. Si ricomincia con il fallo laterale, la Scillese che prova ad imbastire un'azione, niente da fare, la palla va a finire sul fondo, fallo laterale ora per il Borgo, all'out di sinistra va a battere Tripodi verso Iamonte. A te Domenico. Giocano a memoria i calciatori ospiti come la Corea, la famosa, quella di Park Do-hik, il dentista coreano che fece piangere gli azzurri in quei famigerati campionati mondiali con la disfatta di Middlesbrough e Sunderland. E mister Cormaci ha i suoi cavalli che galoppano nella Pampas, Varenne, Riborro, Chepinne e Tornese, possiamo dire l'uomo che sussurra ai cavalli come Tom Booker. Il Borgo ora con Perla, lancia per Martino Annunziato, in qualche modo si salva la difesa, ma c'è Obinna, Marino potrebbe intervenire, ma arriva e sorprende tutti il portiere Iaconis, ottima fino a questo momento la sua partita, quella del portiere della Scillese, quando siamo al 30esimo minuto. È una partita veloce, sembra il cartone animato di Tom e Jerry, se non Willy il Coyote, bip bip. Sì, sì, è una partita veramente molto veloce, giocata in maniera, come dire, con non solo dei lanci lunghi ma anche dei passaggi ragionati, ma quando si lancia il pallone in special modo nella zona destra del campo viaggia, che è una bellezza, ecco, questa palla con Perla. Di solito Tripodi invece prova sempre a fare il dribbling. Attenzione a questa bellissima triangolazione tra Perla e Obinna, poi Perla perde l'attimo giusto per poter riservire il compagno di squadra, palla che si perde sul fondo. 31esimo minuto e 20 secondi, che bel richiamo i suoi. Non è una difesa ballerina, non trema come la valle del Belice sconquassata da una scossa tellurica del decimo grado della scala Richter. Serve però un massiccio restyling, look e maquillage. E a questo ci sta pensando, a dire il vero, mister Cardillo, fa quel che può, con quel che passa in il convento. Comunque fino a questo momento ha graffiato e si è reso pericoloso in almeno un paio di circostanze. Sì, una nota di merito da dare a questa squadra è che non demorde, nonostante dicevamo la classifica, ma è da apprezzare anche l'aver portato, non aver, come dire,
l'ambiente, ecco, non si è depresso, nel senso che ci sono ben 20 persone, 20 atleti in distinta, quindi 20 calciatori che continuano a seguire la squadra e continuano a giocare. Spesso la Scillese ha avuto sfortuna in questo campionato ed è una nota veramente di merito. Ne abbiamo viste di squadre che dopo un paio di settimane per dei risultati che non arrivavano si sono sfaldate. Intanto l'ennesima parata di Iaconis su tiro di Marino. E niente, complimenti fino a questo momento a mister Cardillo e alla società della Scillese per quello che è riuscita a produrre fino ad oggi. E questo è il calcio, non deve essere solo vittoria. 1-0 per gli ospiti, un gol che brilla come la stella polare, un gol di alta moda confezionato nell'atelier di Emanuele Ungarò, che resterà nella storia, ma non vuole statue né musei dedicati a lui. Sì, ancora il risultato ne è naturalmente in bilico, lo possiamo ben dire, fino a questo momento solo il gol di... Attenzione al lancio verso Marino, che ebbe anche lascia scorrere per la corrente Iaconis, non ne approfitta per un soffio il bomber del Borgo Grecanico Melitese. A proposito, a questo punto, in questa fase di stallo della partita, o meglio, quando la palla è a centrocampo, ti leggo anche i marcatori del Borgo Grecanico. È interessante capire che Marino ha anche segnato un gol in una partita che poi non è stata omologata. Marino ha 8 reti, 5 reti Obinna, poi troviamo Nunzio Martino e Nucera con 4 marcature, poi abbiamo Mangiola, il difensore, con 2 marcature, Tripodi con un gol che aveva segnato contro la Scillese proprio all'inizio del campionato, Zaccone che è andato via, è andato a giocare, se non erro, anzi non erro, ma è andato a giocare al Lazzaro, poi c'è il Mallimaci con 1 e anche Perla con 1. Per la Scillese abbiamo detto che il capocannoniere, lo avevo già detto, è Chebbe. Questa è una nota di merito per questo calciatore che anche lui dall'altra parte è il maestro della difesa, lo vedi, fa, diciamo, è lui che aggiusta, ecco, i meccanismi difensivi della squadra, ma si fa trovare sempre pronto in attacco, ha già ben 3 gol su 7 della Scillese. Li vogliamo ricordare, il Borgo ha 26 reti e solo 6 subite, mentre la Scillese invece ha ben 7 gol fatti, cioè ben 47 subiti. Ecco, la differenza forse di classifica della Scillese è proprio questa, non aver tenuto per le intere partite quei risultati che spesso erano in bilico. Ora c'è una sostituzione anche dalle parti della Scillese, sta per entrare un giovanissimo calciatore che mi pare sia Zakarbi, ora vedremo con precisione se è lui che viene sostituito anche per problemi fisici, viene sostituito, sì, è Zakarbi ad entrare. Quando siamo al 35esimo cominciano le sostituzioni per problemi muscolari, esce Romano Francesco con il numero 11, Cardillo si spiega con il suo ragazzo, esce poi anche il numero 3 Costa ad entrare con il numero 13 e Mortelliti. A te Domenico. Andremo a vedere nell'economia della partita, della giocata, quanto possa influire questa uscita anticipata del difensore esterno e fluidificante di sinistra. Sì, la prima sostituzione, quella di Romano, è dovuta sicuramente a problemi fisici, ma il nuovo entrato si sta, vedi, subito si è messo velocemente a fare dei dribbling al centro del campo, si è procurato un bel calcio di punizione. Spesso i nuovi entrati, per far vedere quanto valgono ai loro mister o dirigenti che siano, ecco, si mettono in mostra. Questo potrebbe essere un problema per il Borgo, vedi, si piazza al
proprio al centro della tre quarti, nessuno del Borgo va a marcarlo, la linea difensiva è ben appostata, attenzione al lancio in aria, c'è Obinna che spazza via di testa, tocca, spizzica il pallone quel tanto che basta Martino per mettere Marino in contropiede, esce Iaconis fuori dall'area e scaraventa direttamente verso la zona della Fiumara, se non sbaglio è questa, Domenico, tra le... alla kamikaze come Giorgio Ghezzi. Sì, è un'uscita veramente incredibile del portiere Iaconis, che però salva il risultato, perché se Marino si fosse impossessato di questo pallone la porta era sguarnita. Calcio, fallo laterale battuto, Tripodi annunziato, riesce a farsi mettere la palla in fallo laterale, tre gli avversari verso Tripodi che si lamenta di qualche intervento, direttamente in aria verso Marino, si libera di un avversario, tira, c'è Martino annunziato e Iaconis, poi in qualche modo la palla è stata smorzata da Chebbe, Iaconis blocca a terra, 38esimo minuto, Domenico, 1-0, a te il microfono. I padroni di casa si stanno difendendo bene, quando possono colpiscono in contropiede, rimesse laterali, calci piazzati, qualche calcio d'angolo, insomma mister Cardillo le sta provando tutte per far uscire la sua squadra dal pantano, dalla palude. Sì, la Cilese, diciamo che le azioni del Borgo Grecanico ci sono state, però si può benissimo dire che la difesa della squadra di casa non è scollata rispetto al resto dei reparti, quindi sta facendo la sua bella partita, la Cilese si sta difendendo quando deve, propina qualche azione d'attacco. Per ora questa differenza di punti, ben 30 punti in più, non si vedono, però la partita è lunga, anche i ragazzi della Cilese stanno dando tutto in questo incontro, Cardillo è veramente encomiabile come esorta i suoi a fare ciò che lui giustamente ha disegnato nella lavagnetta, attenzione a questo fallo di mano del capitano che si arrabbia, il numero 8 Macri, calcio di punizione, l'arbitro richiama forse Macri, no, fa spostare la palla per il calcio di punizione da battere con palla ferma, fiscalissimo Monteleone. Ringhia come Rex, il commissario a quattro zampe quando punta la preda, ma l'arbitro era lì a due passi e non ha avuto difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore degli ospiti. Sì, un po' troppo fiscale anche nel ribadire che la posizione della palla era di 1 o 2 metri differente. Comunque il Borgo di nuovo in possesso palla, si procura un bel calcio d'angolo, Tripodi è sempre insidiosa, le sue scorribande sulla zona sinistra proprio al vertice del campo, al vertice sinistro, era un bel lancio quasi vicino alla bandierina, Tripodi ha provato un tiro cross, è stato diciamo deviato in calcio d'angolo, ennesimo calcio d'angolo che va a battere Capitan Marino, sono in 5 del Borgo, fa movimento, sgro, la palla arriva a Iaconis che la respinge in qualche modo, non si avvede, Chebbe salva Capra e Capoli insieme all'aiuto di Zaccarbi, il pallone viene buttato alla Sinfrasò, come Sanfasò in francese, fallo laterale per il Borgo sulla zona sinistra. Si vedono dei volti veramente giovani, giovani questi della Scillese, con un futuro, perché si fanno, come si suol dire, le ossa giocando queste partite, e stanno davvero dando filo da torcere al Borgo. Galletti di primo canto con le alucce, la cresta, il bargiglio, gli artigli e gli speroni. L'altra volta ho fatto la gaffe dicendo di Galletti di primo pelo, i Galletti di primo, bellissimo Perla che cercava di sgusciare tra tre gambe ma viene poi fermato e senza fallo dai difensori della Scillese, davvero in ottima forma oggi questa difesa della Scillese, che sembrerebbe dalla carta con la broda, invece così non è, stanno veramente facendo hanno un'impostazione difensiva da set.
sette veramente stanno cercando di fermare le azioni del Borgo, che non è squadra comunque, voglio dire, facile da fermare. Ennesimo calcio d'angolo Marino, no, Iaconis in questa volta non riesce ad intervenire. Domenico, a te il microfono. Partita bellissima, non sembra che sia un testa coda, la prima e l'ultima. Questa partita sembra uscita dal libro della giungla del premio Nobel inglese Rudyard Joseph Kipling, anche un film della Walt Disney. C'è il protagonista Mowgli, Shere Khan, la tigre del Bengala, Bagheera, la pantera nera, Balù, l'orso, l'orso bruno, Akela, il vecchio lupo, Babbo lupo e Mamma lupa, Lorango, il re Luigi, Ka, il pitone. Celebra l'amicizia, la lealtà e il rispetto per il diverso. 42 minuti nel primo tempo, sempre 0-1 al comunale di Fiumara a favore degli ospiti del Borgo Grecanico Melitese. Manovra Tripodi sul settore di sinistra, cerca di andarsene, viene scaraventato a terra senza tanti complimenti. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, decretato dall'arbitro a favore della formazione ospite. Siamo ormai in chiusura dei primi 45 minuti di gioco. Vince sempre il Borgo 1-0, ma la Scillese sta facendo un figurone, opposta alla capoclassifica, e anzi ha tentato pure la via del gol in qualche circostanza. Marino si appresta a calciare da posizione quasi impossibile. Si attende il fischio dell'arbitro, che arriva il tiro di Marino, la parata del portiere, la respinta del difensore, la palla in fallo laterale. 43-50, 0-1. Sì, è l'ennesimo calcio di punizione tirato verso la porta da Marino, che ha impegnato Iaconis, che comunque non si fa trovare impreparato sul palo alla sua destra, quindi riesce sempre in qualche modo a fermare con il guanto della mano di richiamo, se così si può dire, questi interventi, questi tocchi balistici, queste bellezze di bomber Ciccio Marino. Si fa sempre trovare preparato. Il Borgo ancora conduce soltanto per 1-0, nonostante le tantissime occasioni che ha avuto fino a questo momento, qualche palo e qualche traversa, ma sembra tenere davvero bene la difesa della Scillese. E ricordiamolo che un solo gol può sempre, l'errore ci può sempre essere, quindi bisognerebbe stare attenti. Ormai siamo al 45esimo minuto, a te Domenico. Il tema della partita è quello di prima, cioè padroni di casa che si difendono con i denti e con le unghie. Tutto regolare per l'arbitro, e poi quando ha visto che Obin stava per presentarsi da solo davanti al portiere, ha fischiato, aveva subito il fallo Tripodi. 45 minuti nel primo tempo e 30 secondi, sempre 0-1. Accorre l'arbitro sul punto in cui avrebbe subito un fallo. Tutto regolare per l'arbitro, semplice fuorigioco. Si attende ormai soltanto il duplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro, che decreterà la fine del primo tempo, infatti proprio in questo momento. Sì, arriva in questo momento, dopo un minuto, il fischio dell'arbitro William Monteleone, che decreta il primo tempo. Vince il Borgo 1-0, il gol di Martino al 18esimo minuto, un Borgo che non ha ancora messo in ghiaccio questo incontro. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto, cioè fra un quarto d'ora circa, per la telecronaca del secondo tempo.